Buongiorno amici sportivi, siamo di nuovo collegati in diretta da Piazza Broscerella Courmayeur, dove c'è grandissima attesa per l'arrivo dell'ultimo finisher di questo Tour de Géant 2013. In realtà gli atleti attesi al traguardo sono ben due, si tratta di Michele Zenato e di Claude Denet, una coppia che è passata al Rifugio Bonatti alle 13.10 e che è attesa qui a Piazza Broscherelle tra pochi minuti. Le posizioni di due atleti sono 386 e 387, quindi sui 706 atleti partiti domenica scorsa da Courmayeur ne sono giunti al traguardo all'incirca la metà, un poco più della metà. Questa mattina si sono susseguiti tutti gli arrivi degli altri atleti in gara, il grosso del gruppo. Noi abbiamo realizzato una breve clip con l'arrivo molto toccante di due atleti cinesi. Vediamo. 其实我是因为我的好朋友这次去世了，所以我在当知道他去世的那一段日子，我第三天比赛的时候我是很伤心，但今天我回来。 Tecnico, ripartiamo di nuovo con la diretta. Abbiamo avuto qualche piccolo problema tecnico e dicevamo questa mattina abbiamo assistito all'arrivo molto emozionante di due atleti cinesi qui a Piazza Broscherella Courmayeur. Vediamo il servizio che abbiamo realizzato. 当知道他去世的那一段日子，我第三天比赛的时候，我是很伤心。但今天我回来的时候，我心情还是比较平和，因为我相信我的朋友他去世了，但他还希望我们能够继续跑下去，继续快乐的跑下去，继续享受自然。我会怀念他，但我会用一种好的方式，用一种他希望的方式来继续走下去。 所以我当时我也很感动，我很怀念他，但我同时也是有一种就不是非常伤心，但我还是很希望我能够让他感受到我的这种内心是跟他一样的心情的，我就想象等于他回来的时候，如果他真的跑回来，他也是很快乐的，所以我就不想用一个很伤心的心态来。 Naturalmente appena aveva saputo dell'incidente è stato uno dei momenti più tristi sapere di un amico mancato in questa gara. Arrivato alla fine della gara si è reso conto che sicuramente l'amico Yang Yuan sarebbe arrivato col sorriso, sarebbe arrivato contento, sarebbe arrivato felice di finire. E avrebbe sperato che tutti fossero arrivati sorridendo, contenti e godendosi il percorso. Quindi quello che ha fatto lui, quello a cui ha pensato lui mentre stava tornando, stava arrivando, era proprio di onorare anche Yang Yuan, permettendo a se stesso di vivere la gioia dell'arrivo. 我对他说，因为他是我的兄弟，所以我是写兄弟，我深知你喜欢大自然，就喜欢这个环境，也喜欢比赛，所以我是用了他享受比赛的心情来为他完成他没有完成的心愿。我希望他安息，也在天堂里面快乐的跑下去，这是我对他的祝福祝愿。 Fratello, io so che a te piaceva la natura e piaceva questo spirito della gara. Io ho cercato di vivere il mio percorso con questi tuoi sentimenti e spero che tu possa riposare in pace. Sono parole bellissime quelle rilasciate appunto da Chen Shuwen all'arrivo di questa mattina, sono dedicate al proprio connazionale, il trainer cinese Yuan Yang, che domenica scorsa ha perso la vita, ricordiamolo, sotto il col della Crozatia Valgrisanche. L'organizzazione del Tour de Géant, insieme appunto alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, ha deciso di aprire una raccolta fondi a favore dei suoi familiari. Potete vedere i riferimenti bancari in questo momento in sovraimpressione per effettuare delle donazioni. I fondi raccolti
raccolti serviranno a coprire le spese relative alla pratica del rimpatrio della salma in Cina e per realizzare un'opera in pietra che verrà installata nel punto del percorso dove è avvenuto il tragico incidente. Bene, questa mattina non è stato l'unico momento emozionante, quello dell'arrivo dei cinesi, ce ne sono stati molti altri. Ad assistere a questi arrivi c'era anche un grande personaggio, un atleta che ha fatto la storia della corsa quest'anno, si è giocato fino all'ultimo il settimo posto insieme all'americano Nicky de Muzzolon e al valdostano Giuseppe Grange, giunti rispettivamente settimo e nono. Stiamo parlando di Masahiro Ono, l'abbiamo incontrato prima, vediamo il servizio. Dunque, nella prima parte della gara la mia unica preoccupazione era quella del controllo delle condizioni fisiche. Arrivato verso fine gara, visto che fisicamente ero a posto e mi sono reso conto che la posizione non era male in termini di classifica, ho pensato di spingere di più e solo l'ultimo giorno ho cominciato a pensare in termini di piazzamento. Effettivamente io non avevo nessun tipo di programma per quanto riguarda i piazzamenti, visto che comunque il risultato che ho raggiunto è buono, sono molto soddisfatto. Il mio primo obiettivo era quello di arrivare a fine gara e quindi mi ritengo soddisfatto del punteggio. Ho appreso la notizia dell'incidente occorso al concorrente cinese solo al termine gara. Durante lo svolgimento della corsa non lo sapevo e sono rimasto molto colpito perché comunque effettivamente ho notato dei punti abbastanza impegnativi lungo il percorso, ma questa è la corsa, quindi ho pensato che comunque è necessaria una buona preparazione e comunque fare attenzione affinché non debbano succedere delle cose del genere. Oggi è stata una giornata ricca di sorprese. Questo pomeriggio Bruno Bruneau, il mito, la leggenda dello skyrunning mondiale e grande personaggio molto amato qui in Valle d'Aosta, è stato omaggiato da un'agenzia di viaggio di un particolare presente. Vediamo la consegna di questo omaggio questo pomeriggio qui in studio. Siamo qui in studio con Bruno Bruneau, leggenda dello skyrunning mondiale, quest'anno appena concluso il suo primo Tour de Géant, 36esima posizione, sotto le 100 ore, un incredibile risultato. Siamo qui per fargli una sorpresa, vero Silvano? Beh, Bruno è l'emblema di questo Tour per come l'hai corso, per come l'hai vissuto, per la capacità che hai avuto di creare atmosfera con la tua umiltà, con la tua passione. Hai creato situazioni divertenti, ci hai fatto sorridere, piangere, abbiamo guardato fissi quello schermo per vedere quel punticino sul live, per vedere se Bruno era davanti, dietro, dove. Poi i bambini al traguardo, poi una scommessa nata lì, un viaggio che nasce lì, in zona di arrivo. Tu ne hai fatto uno, ma noi te ne regaliamo un altro. Sì. Tu non ci credi. Ma mi regalate un viaggio? Allora, ieri è successo questo. Avanti ieri, perdiamo i conti delle giornate, ti ricordi c'era una gentile signora che ci ha detto beh, ma io un viaggio glielo regalo a Bruno Bruneau. Nome della agenzia. Allora. Liberi tutti di Aosta. Ah, liberi tutti di Aosta, sì, ma va detto. Libero tu, Pensavo apri. Uno scherzo. No, non è uno scherzo. Allora, hai fatto il Tour de Géant, adesso un altro viaggio. Grazie. Vai. Grazie mille, un buon viaggio di... Apri. Tre Leggi. Giorni e due notti in una capitale europea a scelta. Che scegli? Ma io pensavo o scegliere o Praga o Barcellona, una delle due, adesso devo ancora decidere, ma non saprei, sono tutte e due belle, vediamo un po'. Ma ti riposi poi però lì, eh? Ah, lì è obbligato, mi riposo lì. Anche perché poi c'è un Tour de Géant 2014 dove non puoi non mancare. Sicuramente voglio farlo bene, quest'anno è servito un po', ringrazio il... Libera tutti di Aosta, perché veramente grazie, prima cosa. È nato così spontaneo, non è costruita la cosa. Madre Oscar, grazie mille. Hai vinto anche lì? Sì, ma è andata bene. E il prossimo anno dove vai al Tour? Nei 10? Ma quest'anno io speravo, dico il sincero, come risultato di arrivare un po' meglio. È successo un po' di cose, che ho capito tante cose a questo Tour. È stata una soddisfazione già finirlo. Perché si rischia veramente a ogni... quando hai in condizione o ti fai male, rischi di non finirlo. E tenere duro finirlo a volte
vale più quasi che un piazzamento nei primi 10. Ti lascio 10. Poi a Max, secondo me è una cosa, spero che tu l'abbia capito, il bene che ti vuole la gente, ma quello, in ogni angolo del mondo. Quello l'ho questo capito, ti è chiaro? Questo l'ho capito solo adesso al Tor. È una vittoria che quella. Perché prima non mi rendevo neanche conto. Ogni passo vedevo decine e decine di persone che mi seguivano, devo ringraziare tutti. Tutti gli amici di Châtillon, ma poi di tutta l'Italia, tutto il mondo mi applaudivano, ha fatto veramente piacere. C'erano per gli altri 7 basi vita, per te 56 basi vita, ogni villaggio, ogni frazione è una base vita per te. Una cosa, una soddisfazione che forse me la porterò dentro per sempre. Ho corso anche per la gente della mia terra, la soddisfazione di... Poi per tutti gli appassionati che hanno visto che... Anche se non avevo il risultato che speravano, mi hanno continuato a seguirmi, a citarmi fino all'arrivo. E questo veramente, grazie a tutti che mi hanno aiutato, che mi stimano. E vedrò il prossimo anno, spero di farli un po' più contenti. Dare più battaglie. Dare un po' più di battaglia, sicuramente. Posso ancora dire qualcosa, secondo me. Anche secondo noi. Che cosa si può migliorare, Bruno? Che cosa non è andato per il verso giusto? Ma, scusate, ma è un po'... Io non mi aspettavo questa accoglienza, un po' l'emozione e tutto, mi ha mandato un po' fuori... In partenza sei arrivato tardi di tutti. Ero un po'... Finché troppo... Forse sono un po' emotivo, mi ha portato a partire un po' forte, poi l'emozione quando già va al Grisaccio, che la strada si chiudeva, tutti i tifosi... Una cosa che non avrei mai immaginato, che avevo così tanto affetto lì. Sì, è bellissimo, però mi ha creato un po' anche di tensione alla fine. Perché dopo mi sono abituato, però non mi aspettavo mai più una cosa del genere, che fossi stato seguito così. Benissimo, ringraziamo il mito, la leggenda Bruno Brunò, che è stato con noi questo pomeriggio. Buon viaggio, Ma questo dopo vediamo con il mio compleanno, il 10 novembre, se riesco a partire, ma adesso devo mettere su qualche pietra i muri, se no. Comunque, grazie a tutti che mi hanno seguito, dai miei fratelli che si sono appassionati, alla mia famiglia e a tutti i miei amici e a tutto il mondo sportivo. Grazie a tutti veramente. Benissimo, siamo di nuovo in diretta da Piazza Broscerella Courmayeur. Manca veramente poco per l'arrivo degli ultimi due finisher. Arriveranno insieme Michele Zenato e Claude Denet. Posizioni numero 386 e 387 di questo Tour de Géant 2013, vedremo chi taglierà per ultimo tra i due il traguardo, se lo taglieranno insieme. Sono dati al Villers, ormai dovrebbero essere in dirittura di arrivo. Noi andiamo a vederci il contributo che abbiamo realizzato questa mattina proprio in quel tratto di percorso che hanno percorso loro due in questi ultimi minuti, quindi da il Col di Malatrà al Rifugio Bonatti, Rifugio Bertone e fino all'arrivo qui a Courmayeur. Vediamo il servizio. Thank you.
queste immagini bellissime, non ci resta altro che andare direttamente sulla linea di arrivo ad attendere tutti insieme Michele Zenato e Claude Denet, che sono in arrivo in questi minuti. È vero, l'attesa è lunga, abbiamo tutti voglia di festeggiare gli ultimi arrivi, ma è anche vero che si sta riempiendo sempre di più la piazza, quindi i festeggiamenti saranno sempre più rumorosi, quindi nel male c'è un po' di bene. E allora, mentre aspettiamo alcune comunicazioni, delle comunicazioni qualsiasi, permettetemi di ricominciare a dare un po' di numeri, li ho ripetuti parecchio durante queste giornate, però è importante anche per chi non conosce questo sport di sapere di che cosa parliamo. Allora, prima di tutto, questo Tour de Géant alla sua quarta edizione, poi tutte le edizioni sono state uguali, come si vede su tutti i manifesti, è un endurance trail, il più duro al mondo, 330 km di distanza, quindi in americano 200 miglia, 24.000 metri di dislivello positivo, vuol dire che durante tutto questo percorso è come se avessero salito tre volte l'Everest. Sono stati toccati 30 laghi di montagna, il più giovane che è partito aveva 20 anni, il più giovane che è partito ne aveva 77, il più vecchio che è partito ne aveva 77. Oltre i 2.000 metri hanno attraversato tutti questi runner la bellezza di 25 colli. Hanno attraversato inoltre un parco regionale e un parco nazionale. Sono stati coinvolti, e questa è una stima veramente per difetto, 1.500 volontari, 33 i comuni che sono stati coinvolti in questa fantastica avventura, 43 punti di ristoro, 7 basi vita, partecipanti concorrenti da 5 continenti e 42 nazioni. Quest'anno è l'anno dei record, perché ben 3 atleti sono scesi sotto il record dello scorso anno e di tutte e 4 le edizioni. Quindi questo per quanto riguarda il numero. Vi ricordo anche, giusto per sapere, per capire, le basi vita erano distanziate, c'erano dei punti di ristoro. Nelle basi vita invece veniva fornito un servizio migliore, con possibilità di riposarsi, coperte calde, un letto, un piatto di pasta calda, e soprattutto ognuno aveva la sua borsa gialla, per cui riusciva
a cambiarsi e a prendere quello che gli serviva. E queste sette basi vita erano quelle di Valgrisanche, di Cogne, di Donat, di Gressonet, di Valtournanche e di Olomon, l'ultima, ed era anche la barriera oraria, l'ultima barriera oraria che ha chiuso ieri alle ore 19. E ancora ieri quelli che sono arrivati al pelo alla chiusura della barriera oraria, correndo l'MLM Gerusalemme, come si dice, sono arrivati durante la giornata qui. Adesso, come dicevo prima, abbiamo ancora due concorrenti che mancano all'appello: il pettorale numero 472, che è quello di Michele Zenato, e il pettorale numero 679, che è di Claude Denet. Anche lì faremo un toto ultimo di questa gara per vedere a chi toccano tutti i festeggiamenti, a meno che non decidano di fare le cose insieme, e allora faremo il doppio degli applausi.
Allora non manca un chilometro dall'arrivo, sono all'incrocio del Villers superiore con quello inferiore, sta faticando a scendere, stanno faticando veramente tanto a scendere, quindi vi chiedo per favore di pazientare ancora due o tre ore, no, no, nel giro veramente siamo a un chilometro nemmeno dall'arrivo, però dovete capire che qui è proprio più soltanto la volontà che li fa muovere, non camminare, li fa muovere verso il traguardo, è solo questione di volontà perché il fisico in questo momento non risponde più, quindi è proprio solo la testa che dice un passo, l'altro passo, un passo, l'altro passo. Avranno male ovunque, in dei posti che non conoscevano neanche, non sapevano neanche di avere, muscoli che non sapevano esistessero. Quindi, beh, così ci carichiamo ancora di più e batteremo ancora di più forte le mani quando arrivano gli ultimi due concorrenti. Allora, tornante sopra la chiesa, quindi casa delle guide, e poi sarà una passeggiata finale verso il traguardo. È un viaggio infinito, un viaggio vissuto dal primo all'ultimo momento, quindi veramente vi chiediamo di applaudire con tutto il vigore che avete queste due persone tra poco al traguardo, Michele Zenato e Claude Denet, Italia e Francia, a chiudere questo viaggio a fil di cielo, un viaggio che ha avuto il suo via da questa piazza domenica scorsa alle 10, che ha avuto i primi al traguardo mercoledì in mattinata e che tra qualche minuto avrà l'epilogo con questa passerella calcata, solcata per l'ultima volta in questa edizione da due atleti. Domani alle 11, premiazioni ufficiali con tutti i finisher che verranno chiamati l'uno dopo l'altro, dall'ultimo al primo, tutti con la medesima stessa procedura, tutti con lo stesso tributo vostro e nostro, il Tour de Jean che è all'ultima curva per questa sua quarta edizione. I due dovrebbero essere ormai nel cuore dell'abitato in prossimità della chiesa, Michele Zenato, Claude Denet. La stanchezza ci accomuna un po' tutti, il mitico Oscar Tagliola, a cui dedichiamo un grazie, un abbraccio grande come il cielo intorno al Monte Bianco, il cielo della Valle d'Aosta, a te e a tutti coloro che hanno lavorato con te in base vita, lungo i sentieri, lungo questo magnifico entrare nel cuore della Valle d'Aosta dei suoi abitanti, che hanno dato tutto quello che avevano, con quello che avevano. Come detto, le basi vita, i comuni, quelli ufficialmente inseriti nel percorso 33, ma poi tante comunità vicinissime e limitrofe che hanno dato anche loro una mano, tutti comunque sullo
stesso magnifico viaggio, questo viaggio che adesso sta per premiare con un applauso che viene dal cuore i suoi ultimi due protagonisti, ultimi come sequenza d'arrivo, ma egualmente come tutti gli altri su questa pedana, che poi penso porteranno, così come Carrera, come Perez, come Collè, come gli altri, nel cuore per tanto tanto tempo, così come questa piazza che ha accolto sempre con calore in questi giorni, da mercoledì a quest'oggi circa 400 atleti. Dobbiamo essere curva in zona guida, chiesa. Sappiate che è la chiesa più lunga del mondo, la nostra, sono 27 chilometri di chiesa, quindi stanno giusto girando dietro l'angolo. Prima dell'arrivo del buio sono qua. Sono vicini, meritevoli di essere accolti veramente con sensibilità, con adesso il calore che si scatena, e penso eccoli, quel poco che rimane dentro che si riaccende. Perché vedi questa passerella e questo viaggio che ha unito un italiano e una francese. Amici, per caso, colpa del toro, ma anche penso amici in futuro per questa condivisione di questo viaggio fatto di fatica ma anche di grande passione e anche di tenacia. Les Français et les Italiens sont tout près de l'arrivée pour terminer la liste des arrivées. Presque 400 sur la ligne d'arrivée pour le Tour de Géant 2013. Eccoli, ed eccoli. Sono qua, stavolta ci sono. Stavolta ci sono, Silvano. Veramente con il cuore di applaudirli, di omaggiarli. E questo è l'abbraccio che va a loro, ma che va a tutti gli altri finisher del Tour de Géant, a tutti i volontari, a tutti quelli che hanno dato tutto quello che avevano e anche di più, dall'inizio alla fine di un viaggio, tutti indispensabili, tutti finalmente al traguardo. E accompagnati da Iker Carrera e Francesca Canepa, eccoli all'arrivo, Michele Zenato e Claude Denis. Alors, comment ça va? Ça va bien, je suis vraiment, vraiment contente d'arriver, c'est magnifique et c'est beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup, beaucoup. Et avec deux champions comme ça, oui, qui t'ont amené les derniers 200 mètres, oui, et tu as repris un petit peu de courage, oui, mais ce qu'on veut faire, on veut se féliciter avec toi, alors tu es une géante toi aussi, maintenant à Courmayeur, et bienvenue chez nous. E tu, com'è? Una forte emozione, una bella e forte emozione. Ringrazio tutti. E noi ringraziamo te, ringraziamo Iker, grande, e Francesca. E credo che adesso un po' di fotografie a loro siano dopo e giuste, dopodiché lascerò la parola a Silvano per concludere e chiudere definitivamente questa quarta edizione del Tour de Géant. Allora, qui c'è tutto, qui c'è chi ha vinto, chi ha dominato il Tour, Iker Carrera, chi ha sofferto e ha vinto con la tenacia propria di una valdostana bella tosta come Francesca Canepa, Melalia Ossì, l'amitié qui unit le monde entier, le montagne qui condivise un partage d'amitié, là il y a Claude e il y a Ossì Michele che agli occhi lucidi, con le parole che a stento vengono fuori. Questo è le Tour de Géant, c'est le Tour de Géant avec tous les bénévoles, avec toutes les communes, la région di Val d'Aoste, les sponsors, tous ceux qui ont fait quelque chose en plus de ce qu'on devait faire. Questo è il Tour de Géant, questa è la ricetta molto semplice del Tour,
una ricetta vincente, ognuno fa molto di più di quello che dovrebbe fare. Chiudiamo con i re, le principesse, fate voi di questo Tour de Géant, e chiudiamo anche con, senza troppe parole, ma con un ricordo, con un abbraccio a chi ci guarda, senza citarlo, qui da queste montagne. Lui è un gigante tra i giganti. Qui si chiude il Tour de Géant, o meglio, la parte agonistica si chiude qui. Domani alle 11, le premiazioni. A voi tutti, da parte di noi tutti, un grazie enorme come i giganti della Valle d'Aosta. Thank you to everybody.